Il ministro dell'Interno si apre sul caso Massimiliano Galli e si schiera dalla parte di Emma Marrone, nonostante le divergenze di pensiero politico. Matteo Salvini è diventato protagonista di una sorta di gesto galante, fatto ai microfoni di un giornalista che gli chiedeva cosa pensasse della questione riguardante il commento sessista rivolto online da parte dell'ormai ex leghista Massimiliano Galli ai danni di Emma Marrone. Il leader del Carroccio si è schierato pubblicamente dalla parte della cantante, la quale in un concerto tenutosi a Eboli aveva lanciato una provocazione al governo giallo-verde al grido di aprite i porti, scatenando la risposta volgare del consigliere umbro, espulso dal partito. In un live show ad Ancona, Emma ha lamentato di essere stata offesa da chi ci governa. Emma Marrone difesa da Matteo Salvini, il gesto che stupisce. Emma Marrone è diventata, nel corso degli ultimi giorni, involontaria protagonista di questa vicenda sorta a seguito di un commento pesante che aveva rilasciato il leghista Massimiliano Galli a margine di un articolo pubblicato da Il Giornale. Un articolo che annuncia il monito provocatorio lanciato dalla cantante salentina al governo Lega M5S contro la politica sull'immigrazione adottata in Italia. Al termine della sua visita alla casa circondariale di Piacenza, incalzato da una domanda di un giornalista che gli chiedeva che risponde al consigliere Galli che ha detto ad Emma Marrone di aprire le gambe, il ministro dell'Interno, visibilmente allibito per il commento sessista in questione, ha risposto in modo secco, ha detto un'idiozia e poi ha aggiunto: spero di riuscire ad andare ad un concerto di Emma Marrone, se ne avrò il tempo. E ad un concerto di Mahmood? Ha chiesto ironicamente un cronista, così come viene riportato in un video pubblicato da Il Messaggero. Domanda a cui è seguita la risposta di Salvini immediata: no, non è il mio genere musicale. Cosa era accaduto a Eboli, prima del commento sessista? Nel corso di uno dei suoi concerti tenutisi per il nuovo atto del suo Essere Qui Tour in versione Essere Qui Tour Exit Edition 2019, Emma Marrone aveva lanciato ad Eboli una provocazione al governo Conte, gridando ai suoi spettatori il messaggio "aprite i porti", un monito che sembrerebbe aver letteralmente diviso a metà il popolo degli internauti. Da una parte c'è chi ritiene che se è vero che la libertà d'opinione non è un optional, allora ad Emma Marrone dovrebbe essere concesso di esprimersi secondo la sua volontà sul palco, così come nella sua musica. Dall'altra parte, c'è chi invece ritiene che Emma fosse in cerca di visibilità, per pubblicizzare il nuovo atto del suo spettacolo, che negli ultimi giorni la tiene impegnata ad esibirsi sui principali palcoscenici d'Italia.